Poggio il calice alla salute del primo avvocato della nostra famiglia. Ha un figlio che ha onorato i suoi genitori. Studiando tanti anni sui libri e facendo questa strada nella vita. A tua successo, a papà! Grazie, papà. Ma il merito è tuo. Hai fatto per me più di quello che potevi. So fassaria, papà. Fassaria. Un padre ha il dovere di pensare ai figli. I sacrifici non contano. Piuttosto ringrazia sta santa mamma tua, che ne ha fatta tante. E i sacrifici per te. Sei spazzata la schiera in una terra a faticare una vita sana per te. Va, papà, va. Mamma. No, non ho da retta. Chi non le piace fa scena. Io non ho già fatto niente di speciale. Pascali, Gennari! Ecco, ci stiamo venendo! Agli ordini, oggi è festo, figlio mio, avvocato! Voi mangia sempre questo, ma come mangia fa? Chiamma, suonata, canta! Ma suoniamo, sì! Facciamo un bel pezzo, pane e pomarone! Avanti, su! Oh, pizzica! Davvero? Pizzica! Io pizzico! Pizzica! Dai! È lui che mi ha detto di pizzicare! Ma non signore, che tenete la chitarra, no il mandolino, cretino, quello non suona! Atta! Ma spiegati bene un'altra volta, di scocchiato! Che fedele! Così va bene! Balliamo? No, tu sei pazzo! All'età mia non metta a ballare! Ma tu non hai età, tu sei una piccerella! No, fa ballare essa piuttosto, fa ballare Assuntina! Assunti, hai sentito? Apriamo le danze, va! Vai a tempo, sì, sì. Dice sempre sì. Don Mince, che ne dite? Fanno proprio una bella coppia, eh? A guardarli non ci sono dubbi. E a quando le nozze? Presto, appena Mario si sarà sistemato col suo lavoro. Assuntina è come una seconda figlia per noi. Dalla morte della madre non ha più lasciato la nostra casa. È la moglie che ci vuole per Mario. Dighi, e falla ballare, no? Mi permette, o maresciallo? Ma vai! Ah, grazie! È vero che i miei occhi luccicano come due stelle? Sì. È vero che la mia bocca è dolce e profumata come una ciliegia? Sì. È vero che i miei capelli sono morbidi come se fossero di seta? Sì. Ah, come parli bene tu. Però. Mi piace, Stella. Che caro che sei. Ne, Pascalì, e che c'è? E perché fai quella faccia? Perché ringazzi? Perché quel porco si stringe a Stella. Ma perché Stella è la tua ragazza? Ci hai fatto forse l'amore? E la tua fidanzata? No, però lo diventerà. Prima o poi. Più poi che prima. Molto poi. Vedrai.